Quello che vedrete quest'anno, questa prima edizione, è letteralmente un episodio pilota di questo workshop, che da un lato è anche una cosa elettrizzante e affascinante, perché vuol dire che sarete in qualche modo voi a darci le linee guida per costruire poi il futuro di questa sezione. Cercate di captare e assorbire tutto quello che avviene qui dentro, perché c'è la possibilità di incontrare identità nuove, di cercarne delle altre, di rafforzare quella che già avete. Se non fosse stato per il Giffoni, io sarei un ingegnere. Perché sto per laurearmi in scienze della comunicazione, ho fatto la mia penultima, da oggi, edizione del Giffoni, sono andata a fare il test perché ho detto no, non è la mia strada, quindi grazie. Grazie a te. Prima chiedevano ai ragazzi cosa ti piacerebbe fare da grande, allora tu sentivi poliziotto, l'astronauta, adesso youtuber. Cioè, il bello rispetto allo smartphone è che con una macchina fotografica, anche quando lavorate in manuale, siete voi gli attori, gli scrittori di questo libro fisico, di questo libro visivo che state mettendo magari in rete. A proiettare magari delle cose che in verità tu non sei attraverso un personaggio. Questo è anche il bello del cinema, no? Cioè, cercare di raccontare il vero attraverso il falso, cioè non ritornerei indietro a ricorreggere degli errori, perché poi se come dire, quegli errori in verità mi hanno insegnato a non commetterli più, quindi credo che sbagliare sia fondamentale. Biglietto da visita completo, più completo che posso portare a una produzione come la tua. Cioè, qual è? Quando è in fase di scrittura, naturalmente un soggetto, o se hai l'occasione di incontrare la persona, quello che si chiama un pitch, cioè raccontare in pochi minuti l'essenza di quella storia. Noi nel nostro mestiere, parlo di mestiere di distributori, quando andiamo ai festival, che sono anche dei mercati, e incontriamo moltissime società di vendita che ci vendono i film, ogni volta che facciamo un appuntamento che dura mezz'ora circa, il venditore ci fa almeno il pitch di 4-5 film. Cioè lui deve stimolare il mio interesse a leggere la sceneggiatura sul raccontino che mi fa in poche parole. Uno si deve sempre divertire, perché l'esperienza è quello che forma e soprattutto quello che vi rimane. Salutiamolo, benvenuto, ora, eccolo, lo vedo davvero adesso. Il biglietto di rivederti. Il direttore della fotografia quello che fa soprattutto è trasmettere una sensazione. Quella sensazione tu l'hai vissuta in qualche momento, no? Se tu leggi una sceneggiatura, importante leggere bene la sceneggiatura, capire di cosa sta parlando la sceneggiatura, non a livello superficiale ma nei personaggi, nella storia, e come tu puoi portare allo spettatore a capire quella storia nel modo che il regista in primis vuole, ma che tutti noi ci siamo messi, tutti i reparti, no? Da scenografia, fotografia, costumi, trucco, eccetera, eccetera, ci siamo messi in testa che doveva essere raccontato in quel modo.
non puoi solo recitare, devi veramente sentire. Cioè, quando io recito, sento un brivido all'interno del mio corpo che proprio non mi dà pace. Ovviamente ci sono le piccole cose che ti fanno un po' dubitare di te stessa. Ti prendo un piccolo esempio: quando mi hanno candidato David, io ero super, cioè mi sentivo come se io, comunque non ho mai studiato cinema, non avessi la cosa che hanno le altre attrici, mi mancasse qualcosa appunto, e questa cosa mi faceva un po' star male. Però fortunatamente ho sempre avuto accanto a me persone che mi hanno sempre incoraggiato, e le persone giuste sanno toglierti dai momenti difficili. Io una buona sceneggiatura che ho scritto l'ho scritta a 29 anni e avevo cominciato a scriverne a 21, quindi ci ho messo 8 anni per arrivare ad avere una sceneggiatura che mi sembrava buona. Lo sceneggiatore è un mestiere meraviglioso perché vi permette di non fermarvi mai, cioè è un mestiere 24 ore su 24, perché il cervello per uno sceneggiatore è in costante movimento, è in costante ricerca di idee, di stimoli, di parole, di volti, tutto quello che dalla realtà può essere assorbito per diventare storia, ma non solo la realtà, lo sceneggiatore assorbe tutto quello che legge, quindi lo sceneggiatore deve leggere tantissimo, lo sceneggiatore assorbe tutto quello che vede, i film sono una fonte inesauribile di possibilità per noi scrittori. Spesso il regista sta giù con i suoi occhialini da intellettuale e non riesce, cioè dice cosa uno deve fare ma non glielo riesce a spiegare con la passione di quello che è stare su un palcoscenico, quello che è il teatro, che è fare, non è tanto star lì a parlare. Ed era la scuola del mio maestro, che era Strehler. Trovare, mettervi anche vicino a delle persone che stimate e che hanno già un'esperienza, per me è un inizio fondamentale, nel senso che va bene iniziare a farsi il suo percorso, magari anche in un film mettersi a fare un ruolo minore, ma stare vicino a guardare come può lavorare un bravissimo regista che stimate, eccetera, è fondamentale per rubare tutto quello che c'è da rubare. Bello del cinema è proprio questa cosa qua, che viene chiesto a tutti di usare il cuore e la testa. Quando uno sceglie un attore, è difficile che lo sceglie perché è il più bravo di tutti. C'è qualcosa che scorgi in quella persona, che va al di là del talento, della bravura, che è un modo di stare. Proprio nell'errore invece che magari incontri la bellezza. Quindi facciamo gli attori proprio per portare quella fragilità, quella frattura, quella, no? Quindi usiamola questa incertezza. Non devi fare il muratore, devi fare il giardiniere, cioè devi essere, non devi mettere tu giù i mattoni e far venire la pianta la devi guidare, la devi innaffiare, io penso che per essere dei buoni produttori bisogna essere dei gardener, cioè seguire gli autori, farli crescere, potare qualche volta per prendere delle decisioni. La
magia che si crea nei film di Geffoni, perché a me mi è capitato sia nel mio che in quello degli altri, no? Cioè, a un certo punto le persone prendono delle iniziative, cioè ridono, battono le mani, fanno un commento, no? Secondo voi dipende dal clima generale del Geffoni? Perché questa cosa non si riesce a portare in sala? Gli artisti si capiscono facilmente, non c'è nessuna difficoltà, c'è un'esaltazione nel contaminarsi, nel fare qualcosa di diverso insieme senza sovrapporsi. Quando non ci sono di mezzo quelli che non sanno niente e pretendono di sapere, si lavora da Dio tra creativi, da Dio, è una figata. Più lo raccontate agli altri e più potreste imparare a raccontarlo. Cioè, questa è una cosa che a me negli anni ha aiutato sempre molto. Cioè, quando io non riesco a fare un pitch su un'idea, l'idea non funziona. Ma il pitch lo faccio con mio figlio, lo faccio con mio padre, lo faccio lui, con il parrucchiere. È importante sapere di non avere mezzi illimitati. Cioè, se abbiamo i soldi per fare un grattacielo, facciamo un grattacielo, ma se non abbiamo i soldi non bisogna fare il grattacielo, perché sennò viene un grattacielo che crolla, che viene, come dire, che cippettone. Bisogna progettare a secondo di quello che si ha, che non vuol dire fare un film povero, vuol dire fare dei film che hanno in testa un'opportunità anche col limite. Ci vuole coraggio per dire io sono un regista, ci vuole coraggio, questa è la prima cosa. Il coraggio di affermare quello che uno vuole fare. Io sono un produttore, io sono un regista, io sono uno scrittore, ci vuole coraggio. Non è da tutti avere questo coraggio. Molte persone si fermano prima perché hanno paura di dirlo. Non lo fate mai. Io sono stata fortunata, io c'avevo una mamma che diceva che l'unica cosa che i genitori devono dare ai loro figli è la sicurezza in loro stessi. Non importa l'educazione, non importa la cultura, non importa i soldi, ma li devono rendere sicuri di loro stessi. Per cui qualunque cosa facevo fatta bene, Madonna come sei brava, che bella cosa che hai fatto. Se facevo una cosa fatta male, silenzio, nessuno mi rimproverava. Io sono sicura di me stessa, quindi questo mi ha dato, sono stata fortunata. Non tutti sono fortunati così, ma ognuno si crea la propria fortuna, lavora sui suoi limiti e poi te ne devi fregare degli altri. Tutti noi abbiamo un talento, quindi il primo segreto è quello di scoprire qual è questo talento. Il secondo è saperci circondare di persone che ci aiutano a sostenere quel talento, ok? Perché non si vince mai da soli. L'onore più grande è quello di uccidere l'idea che l'altro è inferiore, cioè è la razza, no? La razza. Come diceva il mio insegnante, il mio professore di antropologia culturale all'università, non esiste, non esiste. Dice, non dire mai razza, non dire mai etnia, di cultura, perché le razze non esistono. Possiamo stare bene con gli altri se stiamo bene con noi stessi, però abbiamo bisogno degli altri per poter arrivare a questo stare bene. Cioè non possiamo pensare di andare come Into the Wild dentro, capito, il mondo selvatico, risolverci e poi torniamo, siamo maturi. Noi siamo maturi nello sbagliare tutti i giorni, nell'essere inadatti, nel sentirci invisibili e nel continuare a provare. È un film. Sono luminoso come Matilde o ombroso come Franz, no? Che quella è l'altra scelta, non ce la farò mai, non ce la farò mai. Io, al momento, come al solito, ma come penso tutti, rimbalzo tra le due cose.
gli attori sono gli atleti del cuore, che è una definizione bellissima secondo me, e il fatto di passare da un mondo all'altro è come allenare il tuo cuore, che alla fine è il nostro, è il muscolo con cui noi lavoriamo, a passare dall'immensità alla stessa immensità ma in un granello di sabbia. Questo è molto bello secondo me. Padrone dell'argomento, le parole verranno. Perché ti dico questo? Perché nel momento in cui tu sarai pronto a raccontare la tua storia a un produttore, quel produttore produrrà il tuo film. Presi dalla strada, messi in scena, funzionano, diventano attori. Il consiglio che diamo noi, perché queste cose possono accadere, è che però dopo ti devi formare, devi andare a studiare, perché comunque vai a nuotare in una vasca dove le concorrenze, come diceva Valentina, sono spietate, no? E quindi più armi ti metti addosso per poter lottare, è meglio, eh? Il rapporto con la gente è un rapporto molto intimo, molto stretto, lavoriamo tutti e due per la tua carriera. Ciao. Per me non c'è differenza di generi, per me, per come sono abituato a girarli, un documentario, un film, un cortometraggio, io non faccio mai nessuna differenza, nel senso che io ho un'ossessione che è quella del reale. L'arte è fatta per dialogare, non per monologare, contrariamente a quello che si potrebbe pensare. L'arte più è arte e più aspetta l'interlocutore, è in attesa di un interlocutore, di un dialogante che sia in grado di dialogare con l'artista. Distinguere i film o qualunque opera di carattere artistico in base al proprio messaggio sarebbe come se noi giudicassimo il cibo solo in quanto salato, amaro, dolce, piccante. Non vuol dire niente rispetto al valore di un cibo. Non è che se un cibo è più salato è meglio di uno meno salato. Non è un criterio quello del messaggio, non dovrebbe mai esserlo. Grandissimi artisti, in questo caso per esempio registi, sono in grado effettivamente di veicolare, ma non dei messaggi, non bisognerebbe chiamarli messaggi, ma dei sentimenti, ecco, dei sentimenti che invece magari sono importanti e possono muovere le coscienze. E questo invece viene confuso con la storia del messaggio.